Amici di Gossip News, ben ritrovati, io sono Nat e questa è una nuovissima pillola di Gossip. È finita la storia d'amore tra Lucas Verracchi, ex tronista di Uomini e Donne, e Mercedes Enger, figlia della più nota Eva Enger. La conferma social arriva come un fulmine a ciel sereno. Cosa sarà accaduto tra i due giovani? Ve lo racconto io in tutti i dettagli, non prima ovviamente di avervi ricordato di mettere un bel like per supportare il canale, registratevi, cliccate la campanella. È giunta... Sì, perché... no, prima devo dirvi una cosa. L'altra notte stavo dormendo tranquillamente nel mio candido lettino, a un certo punto mi sono svegliato, ho avuto un sussulto e ho detto... È successo qualcosa nel mondo e mi sono chiesto, ma cosa mai sarà successo, cosa mai sarà successo? Poi ho capito perché mi sono svegliato, è giunta al capolinea la love story tra l'ex tronista di Uomini e Donne, Lucas Verracchi, e la bella influencer Mercedes Enger. L'ho capito e poi mi sono rimesso a dormire. I due, dopo quasi 3 anni di amore, si sono detti definitivamente addio. Ce la farete resistere? Speriamo di sì. Che tra i ragazzi ci fosse già aria di crisi, i fan lo avevano percepito già da molto tempo. I giovanissimi, infatti, super attivissimi sui social, non si mostrano più insieme dal 12 di febbraio. Persone vicino alla coppia però raccontano che tra Mercedes e Lucas le cose non andassero a gonfie vele già dal lontano dicembre 2020. La conferma ufficiale della rottura arriva proprio da Lucas Verracchi con una semplice frase: è finita, il massimo che poteva ambire, annuncia la fine della sua relazione con l'ex naufraga Mercedes. Non la macchina, è la figlia di Eva. Il personal trainer è entrato ancora più nei dettagli, raccontando che la sua love story con la figlia di Eva Enger è finita perché i due non andavano più d'accordo. Oh, finalmente abbiamo capito, se no mi chiedevo perché, adesso lo sappiamo. Nessun tradimento all'orizzonte sembra essere, insomma, la causa della fine del loro amore. Per il momento la bellissima Mercedes non si è ancora pronunciata su questa questione, né tantomeno intervenuta a commentare le parole dell'ormai ex fidanzato. Risale però pochissime ore fa un post, perché si va di post qui, no? Pubblicato dalla stessa Enger sul suo profilo Instagram. La ragazza condivide un post del suo segno zodiacale, il leone, con la descrizione dettagliata delle caratteristiche del suo segno e fin qui niente di strano. Nella foto si legge una velata frecciatina per Verracchi che, da come sembra evidente leggendo il post, non si è comportato proprio benissimo nei confronti della ragazza. Mamma mia, con queste frecciatine, ma parlate chiaro ragazzi, almeno lo sappiamo. Se dobbiamo sparlare, se dobbiamo gossipare, fateci gossipare come si deve, non sempre cercare di intuire che cosa è successo. Ma io non capirò mai. Le parole pubblicate dalla giovane sono un incoraggiamento, ascoltate bene, a cercare qualcuno che sia presente nei momenti belli e nei momenti meno belli, qualcuno che non scompaia o metta da parte il suo amore quando ci sono delle difficoltà, qualcuno che abbia sempre a cuore il rispetto dell'altra persona. Insomma, frecciatina al vetriolo proprio a tutti gli effetti da parte della Enger, che pur senza intervenire esplicitamente sull'argomento lo ha fatto ugualmente, ma in modo velato e incisivo. Per il momento l'ex tronista Lucas non ha ancora risposto a questa che sembra essere una chiara provocazione nei suoi confronti. Ciao Regina! Sotto controllo anche il profilo di mamma Eva Enger, che non ha mai dato la sua benedizione alla coppia, lo sapete benissimo, no? Ricorderete il triangolo Mercedes, Lucas, Eva. È stato lungo, chiacchieratissimo, soprattutto nei super programmi della D'Urso. Mamma mia, ci ha fatto vagonate di informazione su questo triangolo, no? Che l'aveva considerato. Protagonisti di vari talk che li riguardavano, le vicende personali e sentimentali di questa famiglia hanno tenuto incollati, che ci piaccia o no, milioni di telespettatori alla TV con Barbarella che praticamente gestiva il tutto. Eva Enger non ha mai approvato la relazione della figlia con Verracchi, accusato più volte pubblicamente dall'ungherese di essere una persona violenta, addirittura. Ma non solo, mamma Enger aveva anche affermato durante un'intervista che il ragazzo Lucas aveva circuito psicologicamente la bella Mercedes. Stando quindi alle parole di Eva, il ragazzo aveva addirittura obbligato Mercedes a interrompere i rapporti con la madre e con la sua stessa famiglia. Insomma, accuse piuttosto pesanti che non passano di certo inosservate, tanto è vero che siamo qui a parlarne. Nonostante tutto, però, la coppia aveva smentito le false dichiarazioni di Eva, perché sì, anche la stessa Mercedes aveva smentito tutto, diceva che non era vero. E poi, per un po', i giovani hanno continuato a mostrarsi sui social più innamorati che mai, con i selfie, con i bacini, baci, abbracci, eccetera, eccetera. Fino ad oggi,
quando una delle coppie più chiacchierate e anche criticate dei salotti pomeridiani ha annunciato a sorpresa l'addio definitivo. E a questo punto, ragazzi, vi ho dato questa fantastica notizia. Sicuramente, sicuramente dormirete meglio e sopporterete meglio anche l'isola dei famosi dopo questa notizia, perché capite che non c'è limite al peggio. E a questo punto non posso fare altro che girare la palla a voi, perché io non ho più parole, ragazzi miei. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Soprattutto, vi piaceva questa coppia Lucas Eva? Secondo voi è vero che Lucas aveva circuito Mercedes dicendogli no, non frequentare più la tua famiglia? Oppure magari era Eva che ce l'aveva un po' su con Lucas Peracchi, non vi so dire per quale motivo. E credete soprattutto che questa rottura ci sia di mezzo proprio lo zampino di mamma Eva, oppure era inevitabile che prima o poi andasse a finire così? Perché ragazzi, 3 anni alla fine, 3 anni è tanta roba, voglio dire, non sono come le coppiette di uomini e donne che durano 10 giorni. 3 anni vuol dire che un minimo di sentimento, anche se ormai nell'opinione pubblica, nei VIP, quel parlare di sentimento mi sembra un po' andare sui carboni ardenti. Ad ogni modo, che dire, aspetto le vostre informazioni. Ciao Martina, ciao Angelo Bilardi, ciao Regina Lucia Agosto Pinto, ciao Rosimelli, ora mi metto dietro, bravissima. E beh, sicuramente dopo questa notizia bisogna fare un fioretto. A questo punto, ragazzi, la diretta sta per terminare, ma non preoccupatevi, perché fra 10 minuti, un quarto d'ora al massimo, sono qui. E a proposito di D'Urso, ho da parlarvi proprio di lei e della diretta Leotta, ma non vi voglio spoilerare niente, quindi restate sintonizzati. Che dirvi? Se non avete ancora fatto, mettete un bel like, supportate questo cavolo di canale, che mi fa sempre piacere. Registratevi, ovviamente, se non avete ancora fatto, cliccate la campanella, perché vi ricordo che se cliccate la campanella vi arrivano le notifiche quando entriamo con le dirette, e qui le dirette se ne fanno a vagonate proprio, e a volte senza neanche avvertirvi, quindi sta a voi. Che dirvi? Consigli per gli acquisti e per gli odati, e ci vediamo tra pochi minuti con un video nuovo di Zecca. Ciao belli!